solo giallorito carbone, inviato di chi l'ha vista, in missione speciale. La redazione mi ha chiesto di indagare sulla scomparsa del Tulipark nel quartiere Casilino di Roma. Lo scorso 21 aprile la struttura aveva aperto proprio in concomitanza con la data d'inizio della primavera. Accanto ai tulipani multicolorati, uno zoccolo olandese gigante e un mulino in miniatura richiamavano i luoghi comuni legati all'Olanda. I visitatori, specialmente nei primi giorni dopo l'apertura, si recavano a frotte a visitare il Parco dei Tulipani, prendendo d'assalto anche lo stand gastronomico, contenente i tipici cibi olandesi. Qualcuno, ad esempio il signor Becero Erco, pensava ignorantemente di avere in omaggio una bambola gonfiabile raffigurante l'olandesina di un noto spot pubblicitario degli anni Ottanta. Il signor Becero Erco, scapolo, o meglio singolo impenitente, aveva pagato ben 8 euro di ingresso, portando a casa soltanto due miseri e spampanati tulipani gialli. Prima di andare lì, urlando come un pazzo, strappando i petali dei suoi tulipani già spampanati e calpestando i poveri fiori con vigore, dopo averli gettati a terra, aveva giurato vendetta. Sarebbe tornato con un esercito di trattori guidati da esperti rom di zona per rasare al suolo l'intera struttura, lasciando in piedi soltanto i bagni vinci necessari per espletare i vitali bisogni, atto piccolo e atto grosso, dopo aver ingurgitato ettolitri di birra per festeggiare il buon esito della consumata vendetta.